è il Giardino delle Orobie. È il comune di Castello dell'Acqua. Una gemma incastonata tra i pendiscoscesi delle Alpi Orobiche, con il fiume Adda come confine basso e il gruppo del Coca e del Pizzo del Diavolo come confini alti, sui fianchi i torrenti Armisa e Malgina. Il sottobosco che ricopre a ogni quota il paese nasconde una vera ricchezza ed è qui che si scopre tutta la natura di Castello dell'Acqua. Un tempo il paese viveva di un'economia di sussistenza composta soprattutto da attività artigianali, agricole e di allevamento. Abbandonate in parte negli anni 60, le nuove attività erano legate all'edilizia, industria e servizi. Però non tutto è scomparso. L'antica attività agricola e di allevamento viene continuata, magari introducendo delle novità, come la mucca Highlander, che è venuta dagli alti piani della Scozia per affiancarsi all'autoctona bruna alpina. Qualcuno continua nella coltivazione del grano saraceno, la materia prima per la produzione di alcuni dei piatti tipici, a cominciare dalla polenta taragna e dai pizzoccheri. Qua e là si vedono ancora orti, campi di patate e ampi spazi a fieno. In contrada a Moreschi vive Roberto, un vero maestro dell'intarsio del legno. Roberto usa un tornio da ferro per lavorare il legno. L'artista sta realizzando un oggetto che poi regalerà agli alpini. Ma la sua specialità è l'intarsio. Qua, bisogna fare questo lavoro qui. Che consente di costruire straordinari cestini. Poi si continua. Vilma, con un telaio degli anni 60, ricama degli autentici capolavori tessili. Sono i pezzotti, i tappeti della Valtellina. Un'abilità costruita in 30 anni di esperienza. Gianfranco è un apicoltore. In contrada a Marcantin produce un miele che delizia i palati. Ma per ottenere ottimi risultati bisogna dedicarsi con passione e competenza. Quando Gianfranco si avvicina alle cassette delle api, lo fa sempre con molta cautela. Il vapore che fa inalare alle api serve per calmare i circa 30.000 esemplari che vivono nella cassetta. Intanto cerchiamo la regina. Si nasconde. Non è di buon umore. Non riusciamo a vederla, mentre sorprendiamo la nascita di alcuni piccoli. Poi arriva la sorpresa. Il nostro apicoltore, con l'abilità dei grandi maestri, individua la regina. La ammiriamo mentre le lavoratrici le massaggiano il ventre per poter consentire dei parti migliori. L'ape regina non ha una taglia molto grande, come si può immaginare, ma le sue dimensioni sono solo poco superiori alle taglie medie delle api. Con l'elicottero raggiungiamo quota 2000 metri, all'Alpe Santo Stefano. È proprietà del comune di Castello dell'Acqua. Francesca è specializzata nella produzione di formaggi semigrassi e burro valtellinese. Il latte, munto il giorno prima, viene raffreddato in frigoriferi refrigerati dall'azione dell'acqua. Ora ne vediamo uno rivestito da piastrelle. Adesso prendiamo il latte delle pompe, lo portiamo di là nel locale di lavorazione, dove c'è la pulvera di rame, e lo facciamo scaldare fino a che raggiunge la temperatura giusta per metterci il caglio. Si versa il contenuto in pentoloni e riscaldato in grandi camini. Nell'attesa, Francesca si dedica alla produzione di burro. Introduce la panna in una centrifuga e poi attende. Con Francesca c'è una giovane collaboratrice. Ha una grande passione. E questo è un bene prezioso per il paese. Attraverso la passione dei giovanissimi si conserverà la memoria storica dei luoghi. E mentre con le sapienti mani si dà una forma al burro e poi incartato per la vendita, è arrivato il momento di togliere il latte dal fuoco. Sminuzzata fine fine, calda abbastanza, si toglie dal fuoco
Non si vede, ma nel pentolone c'è il formaggio. Si divide e si mette nella forma. Poi un peso stabilizzerà il prodotto. La storia di Castello dell'Acqua è nelle sue contrade. Sembra fare un viaggio indietro nel tempo nell'antica civiltà contadina. Gli edifici che riconosciamo sono in buono stato, ma gli interni non sono più utilizzati dal secondo dopoguerra. In prossimità di questi troviamo costruzioni moderne che hanno preso il posto delle antiche contrade. Nella contrada Bonalli vive in un edificio più moderno un solo abitante. È Mercede, che ci saluta nel vecchio dialetto valtellinese. In questa contrada qui c'erano almeno 61 persone, tra giovani e così, una quarantina solo di giovani. Anni 50? Sì, 60. Anche un pochino prima. Prima? Sì, anche prima, però più o meno del 50. Lei non è originaria di qua, lei è originaria della contrada. Della contrada Gianni. Faccio tante cose, non sto mai ferma. Hai visto che bella che è? E poi cammino poi anche tanto, Non sappiamo se il termine dell'acqua proviene da un'antica famiglia del posto, i dell'acqua. I resti del loro castello si possono tuttora visitare. O dal fatto che questo prezioso elemento è abbondante a Castello. Qualunque sia l'origine, l'acqua a Castello ha da sempre azionato i mulini. In contrada a Cavallari c'è un'antica fucina. Vado fino a porta. Andiamo dentro. Ha molti secoli ed ha funzionato fino al 1975. Il carbone abilmente selezionato serve per accendere una fornace per modellare il ferro. Le macchine all'interno della fucina sono tutte azionate dalla forza dell'acqua. Col maglio si dà una forma. Sulla sinistra c'è la mola. Serve per finalizzare i prodotti realizzati. C'è anche un trapano azionato dall'acqua. In contrada Albert, l'operazione di sgusciatura delle castagne a Castello dell'Acqua viene eseguita dalla pila. Una macchina azionata dalla forza motrice dell'acqua. La macchina esegue con la forza dell'acqua lo stesso lavoro dei contadini. Adesso dobbiamo togliere le castagne dalla conca e le mettiamo in quell'attrezzo lì che si chiama val per pulirle dalla buccia. Come è noto, i contadini prelevano il grano essiccato e raccolgono in un contenitore di paglia i chicchi da macinare. Immediatamente più a valle c'è un mulino. Qui il grano viene trasformato in farina. Il torrente che alimenta la pila e il mulino si presta molto bene per attività sportive come il canyoning. Tra questi torrenti è possibile fare splendidi percorsi facendosi accarezzare dall'impeto dell'acqua. L'Adda, che di Castello dell'Acqua costituisce il confine basso, ben si presta a essere navigata dagli amanti del kayak e del rafting. A dimostrarci la navigabilità del fiume, una delegazione dell'abitato di Castello decide di attraversare il fiume dal ponte di San Giacomo al confine est fino al ponte di Baghetto, che definisce il confine ovest di Castello dell'Acqua. Si preparano. Dal ponte parte la flotta di gommoni. I tratti non sono molto difficili, ma è sempre buona norma prestare la massima attenzione.
a monte del fiume giace il paese di Castello dell'Acqua, che ammiriamo in tutta la sua bellezza dalla telecamera posta sul casco di Davide, che col suo parapendio sorvolerà uno dei territori più straordinari della media valtellina. Dall'alto il paese non è immediatamente riconoscibile. Il sottobosco ricopre in parte l'abitato, ma questa è una caratteristica di molti paesi della Valtellina che, a partire dagli antichi romani, si è sviluppata prevalentemente sui pendii scoscesi. Da qui passa il sentiero Valtellina, un fantastico percorso ciclopedonale che attraversa tutta la valle e che qui a Castello si snoda nel sottobosco. A monte di questo sentiero, sui ripidi pendii della montagna, tra i castagni e abeti secolari, si pratica uno sport estremo, una variante della mountain bike. Queste speciali bici, che costano in media 5.000 euro, hanno un telaio molto pesante e sono adatte alla sola discesa. Danno il meglio di sé su terreni accidentati, dove è possibile fare salti anche di molti metri. Procedendo verso valle, si incrocia il sentiero Valtellina autentico. Il tratto che passa da Castello dell'Acqua va dal Ponte del Baghetto a quello di San Giacomo. Il sentiero incrocia, in molti tratti, le vecchie vie che un tempo, quando le strade non esistevano, conducevano in montagna. Questa antica rete è stata ripristinata e opportunamente segnalata, nei suoi tratti più significativi, onde consentire anche a chi non conosce il territorio di percorrerlo e apprezzarne i vari aspetti naturalistici ed etnografici. Lungo i percorsi spesso si incrociano, dipinte sulle pareti di antiche costruzioni, delle immagini sacre. E come in ogni comunità cristiana, a Castello i devoti sono molti, come dimostrato dalle 7 fabbriche religiose. Quella che vediamo è quella parrocchiale, la più importante. Le altre sono molto antiche. La pratica religiosa è sentita anche in alta montagna e negli alpeggi. L'Alpe Caronella è il traguardo di una gara di corsa. I concorrenti da valle, attraverso le vie impervie e i sentieri, raggiungono l'alpeggio. E mentre i concorrenti uno ad uno arrivano, gli altri amici castellani si dedicano ai pentoloni di polenta e salsicce, non per condividere una vittoria, ma una vita a dimensione umana. Oggi Castello dell'Acqua non conosce più lo stesso numero di abitanti del secolo scorso. La deantropizzazione qui, come ovunque in Valtellina, non ha conosciuto tregua. Oggi questo processo si è interrotto o addirittura si è invertito, come ci spiega il sindaco Andrea Pellerano. Un turista dovrebbe venire a Castello per tanti motivi, perché qui trova, per esempio, l'unica fucina ancora perfettamente funzionante in provincia di Sondrio, perché ci sono i beni etnografici che, oltre alla fucina, sono questi alle mie spalle, cioè la pila delle castagne e dei cereali e il mulino, perché ci sono varie bellezze naturali. Ecco, poi ci sono varie cose particolari che si possono fare, cioè sciare sul ghiacciaio della Malgina, fare la scalata sul ghiacciaio della Malgina, fare le discese con il deltaplano, fare rafting. La nostra ambizione è quella di fermare la deantropizzazione che anche Castello ha visto in questi anni. Di fatto ci siamo
dimezzati nel corso degli ultimi decenni e cerchiamo appunto di fermare questa deantropizzazione anche valorizzando quello che turisticamente Castello può offrire. Oggi gli abitanti hanno la tendenza a rimanere nella loro terra, soprattutto perché il territorio comincia a offrire loro nuove possibilità lavorative, soprattutto nell'ambito turistico. La storia di Castello è secolare. Da qui è passata anche la Grande Guerra, come è testimoniato dalle lapidi davanti al municipio. I resti degli eroi della Grande Guerra di Castello oggi riposano nel locale cimitero. Ancora si mantiene fattiva memoria dei propri caduti, grazie anche all'impegno della locale sezione degli alpini. Come anche si mantiene la memoria di quanti nel corso del secolo scorso sono emigrati in Europa e in America a fare i minatori. Lavoro duro, pericoloso e anche malsano in quegli anni. Testimonia dei tanti minatori del paese la cappella di Santa Barbara, loro protettrice, mantenuta in buono stato in loro onore. Le potenzialità turistiche del territorio sono le grandi priorità dell'attuale amministrazione, che all'epoca delle riprese era il 2015. Il sindaco Andrea Pellerano e il suo vice Renato Gregorini hanno investito molte risorse perché Castello dell'Acqua possa scrivere la sua pagina di storia nella più ampia compagine della Valtellina, ma soprattutto per essere quella porzione di giardino delle Alpi Orobiche attraversata ogni giorno da centinaia di cicloturisti, escursionisti di media e alta montagna, runners e cavallerizzi. Tutti che apprezzano le qualità naturalistiche e paesaggistiche di questo territorio, che sembra essere sfuggito alle devastazioni che la modernità ha portato ad altri territori, mantenendosi quasi intatto e pronto per essere goduto e vissuto dai tanti amanti della natura e della sua quiete, magari perché abitualmente residenti in luoghi molto popolati e rumorosi.